Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!» Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Mentre erano in cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e, dopo essersi consultati, diedero una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: «Dite così: i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione». Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino a oggi. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Il Signore adesso ci fa iniziare perlomeno un tempo liturgico molto speciale, che dura addirittura 50 giorni fino alla Pentecoste. E tutto questo tempo, nelle mani di Dio, è uno strumento per immergere la nostra vita sempre di più nella risurrezione di Gesù, nel mistero della risurrezione, perché la sua vita, la sua forza, la sua luce, il suo amore possa entrare in noi e anche nel mondo. Ecco, stasera il Signore ci aiuta a capire delle cose importanti, soprattutto due. Una è come noi siamo coinvolti in questo mistero e come possiamo fare noi qualche cosa perché esso cresca nella nostra vita. Noi siamo fondamentalmente coinvolti dal disegno di Dio, la nostra insaputa. Se noi ci domandassimo, per esempio, qual è il rapporto, l'evento, la circostanza che più influisce nella mia vita, potremmo dare due risposte, una nostra e una quella di Dio. Nella nostra risposta dovremmo segnalare i rapporti che abbiamo con le persone, gli incontri, le cose che abbiamo fatto, l'ambiente dove siamo. Ognuno di noi qui ha una risposta diversa. Ci sono varie cose che influiscono nella nostra vita, la cambiano in meglio o in peggio. Però dal punto di vista di Dio, l'evento che più influisce sulla tua vita è qualcosa successo 2000 anni fa. Esattamente la morte e la risurrezione del Figlio di Dio. E di questo abbiamo traccia nella predica che San Pietro fa il giorno di Pentecoste. Immaginate,
prima avevano tanta paura dei giudei, stavano tutti chiusi, eccetera, eccetera. Poi avviene la Pentecoste, viene lo Spirito Santo e prendono una gioia, una forza, escono dal cenacolo. Nella piazza di Gerusalemme si raduna tanta gente perché loro lodavano, benedivano Dio, eccetera, attirati da questo fenomeno. Si presenta una grande folla eterogenea, dove ci sono i giudei, ci sono quelli che vengono dalla Grecia, e poi fanno una lista addirittura, non so di quanti popoli, per la Pentecoste. Di fronte a tutta questa gente, molti dei quali non erano presenti quando Gesù fu condannato il Venerdì Santo nella piazza lì di Pilato, non c'erano loro a gridare crocifiggilo. Eppure San Pietro, parlando a loro, parla di Gesù e poi a un certo punto fa questa accusa terribile: voi, pur essendo lui giusto, l'avete consegnato perché fosse condannato a morte. Voi l'avete messo in croce. E la cosa più strana non è manco questa accusa, che nessuno della gente obietta a questa grande affermazione che li rendeva corresponsabili della morte di un giusto, di Gesù di Nazaret. Tutti tacciono perché la predicazione di Pietro ha una forza conquidente, la forza della parola di Dio che li convince di questo mistero. Questo è un segno che ciò che è avvenuto sul Calvario non è solo un frutto delle avversità storiche affrontate da Gesù, ma c'è qualcosa di più profondo. Lui muore in espiazione dei peccati del mondo, dei peccati di tutti. Ecco perché Pietro, ispirato, dice: voi l'avete consegnato perché fosse condannato e appeso alla croce. Questo vuol dire quindi che c'è una relazione misteriosa, che noi manco possiamo capire tanto, tra l'evento della morte e risurrezione di Gesù e la nostra vita. Quello è l'evento più importante, quello che può segnare nel bene e nel male al massimo possibile la nostra esistenza. Adesso andiamo alla seconda domanda: come faccio io, che sento questo annuncio sorprendente che Gesù è veramente morto per me, Gesù è veramente risorto per me, per darmi la sua vita, come faccio io a favorire in me quest'opera di Dio, a favorire che la sua grazia, la sua luce entri in me, che, come si dice a volte, io possa veramente risorgere a vita nuova? E ci abbiamo una risposta nel Vangelo, diciamo, a tre livelli. Il primo è quest'annuncio delle donne. A noi l'annuncio della risurrezione avviene attraverso gli altri, e Dio sceglie chiunque. Non so se voi lo sapete, ma nella società ebraica del tempo le donne non erano stimate per tante cose, non potevano testimoniare in tribunale, la loro testimonianza non valeva, non potevano, una cosa ingiusta umanamente, adesso è superata per fortuna, ma allora era così. Eppure Dio sceglie delle donne per la testimonianza più importante della salvezza di tutti, compresi gli apostoli. Questo vuol dire che il Signore fa sballare i criteri umani, li supera alla grande. A noi l'annuncio della risurrezione avviene attraverso gli strumenti che Dio sceglie, che fondamentalmente è la Chiesa nel suo complesso, però poi si può servire dell'uno dell'altro, e ci annuncia come stasera che il Figlio di Dio è veramente risorto e ti può dare la sua vita. Ecco. Poi dopo l'annuncio però cosa c'è? C'è un comando un po' strano di Gesù. Quando io dico strano, mettiamolo tra virgolette perché mi sembra poco rispettoso, un annuncio sorprendente fuori della logica umana. Che cosa dice Gesù a queste donne che vanno dagli apostoli e lui gli si presenta, diciamo gli appare per intenderci? Dice: vada ai miei fratelli. La prima volta che nel Vangelo Gesù usa questo termine per indicare gli apostoli, prima erano discepoli, dopo la risurrezione sono fratelli, perché Gesù darà a loro il suo spirito. E che cosa devi dire a loro?
Guardate che curioso, immaginate questa scena della Gerusalemme, che è il cuore dell'ebraismo. Di che devono andare in Galilea, perché là mi vedranno. Perché Gesù li scomoda così, diciamo? Stanno a Gerusalemme, tutti gli eventi della Pasqua sono avvenuti là, loro sono là, non potrebbe lui apparire là? Devono andare in Galilea, là mi vedranno. Gli studiosi, anche il Papa commentando, fanno capire che la Galilea era il luogo dove era iniziata la predicazione di Gesù e la loro sequela, la loro vocazione. Gesù li aveva chiamati in Galilea. In Galilea avevano trascorso la parte principale di quei 3 anni in cui Gesù li ha tenuti con sé. Quindi avevano fatto il primo discepolato di stare con Gesù. Andare in Galilea, quindi nella mente di Gesù, è invitarli a riprendere il cammino di discepolato, questa volta a un livello più alto, perché Gesù dice: là mi vedranno. Man mano che loro fanno il cammino della fede, dopo la Pasqua, Gesù si manifesterà a loro come risorto. Ecco, questo vuol dire anche per noi, no? Come facciamo noi a entrare di più nella potenza della risurrezione? Dobbiamo andare in Galilea, cioè riprendere il cammino di sequela di Gesù, col desiderio che Lui si manifesti a noi. Ecco, in modo sempre più profondo. Ringraziamo il Signore, soprattutto di questo grande mistero. Possiamo dirgli così: grazie, Signore, che quando io ancora non c'ero, sei morto e risorto per me. E stasera mi riveli che questo è l'evento più decisivo della mia vita. Aiutami a seguirti con fiducia, con determinazione, con un amore sempre più grande, perché abbia la gioia di vederti e di testimoniarti finché avrò vita sulla terra.